Morning YouTubers, come di consueto video patch note, perché questo martedì 30 uscirà la patch 6.3, che è davvero una patch piccolina, nulla a che vedere con le patch che accompagnano ad esempio l'inizio delle season. Sto dando un'occhiata anche al discorso season 7 e a quanto pare dovrebbe uscire a fine del prossimo mese, dato che le missioni della season 6 arrivano fino al 20 di febbraio. Quindi, di solito, finita una season dovrebbe poi partire quella dopo a stretto giro. Per ora appunto non ci sono grossissime novità, immagino che chiaramente tutti avrete visto lo screen di San Pedro di Atacama in Cile, che circola ormai da un po', che è una delle due, credo, mappe della Season 7. Non ci sono poi altre grossissime notizie, se non questo post di Sirland, che è lead producer per Battlefield, che ci dice che lo sviluppo del prossimo Battlefield sta procedendo bene, ma questo insomma non è nulla di più di quanto ci saremmo aspettati, nel senso che è un po' quello che sempre viene detto prima che un gioco esca. Però appunto, dallo screen di quella maglietta con il nuovo logo, poi poco a poco si inizia ad avere qualche piccolo hint come questo, qualche sprazzo di comunicazione che porta lo sguardo e soprattutto l'attenzione verso il prossimo titolo. Ma veniamo ora al topic del video. Ho fatto giusto un piccolo assunto di quanto è successo di rilevante di recente, perché come sapete ho rallentato con l'uscita dei video, quindi quando li faccio facciamo anche contestualmente un punto della situazione. Approfitto tra l'altro anche per ringraziare tutti quanti quelli che su YouTube e su Facebook hanno commentato il video precedente, siete stati veramente parecchi, ci avete dato dentro alla grande. Ho letto tutto, pur non avendo avuto il tempo di rispondere a tutti, ma ecco, vi ho letti tutti e vi ringrazio per, diciamo, il bel coinvolgimento che avete avuto. Detto questo, patch 6.3 uscirà un mini evento che immagino sarà relegato a un discorso skin estetico per il Capodanno cinese. Si chiamerà Year of the Dragon, appunto skin a tema drago, dato che per il calendario cinese questo è l'anno del drago. Non so sinceramente se ci saranno fin da subito, cioè se questo evento partirà dal 30 di gennaio, semplicemente perché il Capodanno cinese arriva tra il 9 e il 10 di febbraio, quindi possibile che magari arriveranno qualche giorno dopo la patch, e probabilmente sarà anche l'ultima cosa che vedremo di nuovo relativa alla Season 6, dato che non manca così tanto all'uscita della 7. Passiamo poi allo Squad Spectator Modifier. Ecco, io qui prima di leggere le patch note mi aspettavo fosse la classica modalità spettatore, che è quella che consente di guardare liberamente chi gioca e di conseguenza fare video e screenshot, che è uno strumento che quando c'è su Battlefield è sempre stato molto molto utile sia ai vari caster per eventuali eventi, sia per i content creator in generale, quindi per la creazione di thumbnail nelle copertine o per i video e immagini sui social. È davvero un peccato che questa funzione non sia stata presa in considerazione, perché la sua mancanza porta poi alla creazione di copertine per i video un po' tutte uguali, o con le immagini delle season che tirano fuori loro, quelle ufficiali, o come sicuramente avrete visto tutti, le classiche copertine con l'arma in primo piano, magari un poco evidenziata, e il testo di lato, che rappresentano tra l'altro anche la grandissima parte delle copertine dedicate a COD come stile. Ecco, quindi lo spectator mode sarebbe stato utile per evitare anche questo, oltre che ovviamente per creare altri contenuti. Si potevano impostare dei video evidenziando alcune questioni legate alle panoramiche, quindi alla mappa, vedendola dall'alto, spostandosi, insomma un sacco di altre cose, ma ecco, chiudo qua la parentesi, perché appunto non è quello spectator mode, ma è lo squad spectator mode, che sarebbe quella finestrella che vi appare quando siete morti e vi fa vedere che cosa stanno facendo i vostri compagni in game per decidere se spawnare o no su di loro. Tutto lì. Tra l'altro, opzione che sarà abilitabile soltanto in Portal se chi crea il server decide di abilitarla. Quindi direi che hanno già ristretto il campo di utilizzo di questa funzione alla fonte, almeno finché non dovessero decidere di applicarla anche a Lot Warfare, quindi ha l'importanza che ha. Seconda modifica, si potrà settare ancora più di fino la colorazione dell'HUD di gioco personale, nel senso che con la patch saranno inserite più opzioni a questo scopo, e sempre nel menu dovremo vedere un indicatore che ci dirà se la modalità crossplay è abilitata o meno. Ci sono poi delle modifiche alle armi e gadget, però ecco, quelle vere e proprie non ne vedo sinceramente, c'è il solito discorso bug fix per questioni minori. Giusto per intenderci, cose del tipo abbiamo fissato le texture sul caricatore del P90, oppure
abbiamo fissato l'animazione dell'SVK che poteva capitare che si vedessero dei proiettili all'interno del caricatore scarico mentre si ricaricava, ecco, insomma quel genere di cose che normalmente non vi riporto, che scremo alla fonte perché all'atto pratico sono lavori di polish del titolo che non hanno un impatto nel gameplay. Quindi direi che l'unica cosa che vale la pena citare riguardo alle armi sta sul fatto che il C5 dovrebbe attaccarsi meglio ai veicoli quando viene lanciato e anche che la PS36, che è la sentinella di Irish, non dovrebbe più intercettare le smoke grenade. Tra l'altro, ecco, ci sarà poi un fix all'allineamento di alcune ottiche per lo SCAR, per il G428, per il 416 e per l'M60. Lo stesso discorso che ho fatto sulle armi vale un po' anche per quanto riguarda i veicoli e direi che da riportare c'è il fatto che il Wildcat avrà accesso al radar aereo e che il range del radar aereo sarà settabile nel menu delle opzioni e poi che ci sarà una riduzione dell'effetto magnete che ha il suolo quando gli elicotteri volano a bassissima quota. Direi che queste sono le cose tra virgolette importanti perché, come detto prima, una patch veramente piccola di chiusura della Season 6. Per il resto chiaramente vi lascio il link delle patch note se siete dei fanatici della lettura di tutti i bug, insomma va benissimo, ci sono anche quelli, vi lascio il link nella descrizione se volete leggerle e per il resto ragazzi noi ci vediamo al prossimo video.